In prossimità della foce del Tevere, in pieno Mar Tirreno, grazie alle tecniche sviluppate da un giovane inventore chiamato il Guru, viene convogliata e accorpata tutta la spazzatura di Roma, dando luogo a un'isola artificiale chiamata Protopia. Protopia significa utilizzare tecniche e competenze per migliorare a piccoli passi la condizione umana. Ed è molto diverso da Utopia, che è un mondo immaginario che esiste solo nella nostra testa. Mentre scrivevamo il soggetto, leggevamo articoli che mostravano come in mezzo all'Oceano Pacifico fosse già presente un'isola di spazzatura grande quasi quanto un continente. Andiamo avanti su questa strada, perché non stiamo forzando la realtà, purtroppo. Su quest'isola tecnologicamente avanzata, il Guru accoglie tutti i ragazzi in cerca di una vera opportunità di cambiamento, una terra promessa, costruita sugli scarti del resto del mondo. I primi arrivati, un gruppo eterogeneo di studenti, dovranno gettare le basi di una convivenza civile costruita su regole diverse da quelle fallimentari che hanno visto applicate sulla terraferma. Per immaginare qualcosa di diverso rispetto al passato, dovevamo disancorarci dai luoghi comuni, altrimenti avremmo scritto le solite banalità. È fondamentale cercare un punto di osservazione diverso da quello degli altri. Quando gli altri guardano il mondo da una prospettiva, non serve cambiare il mondo, basta provare a cambiare prospettiva. La grande sfida di questo testo non è costruire un'isola di spazzatura in mezzo al mare, ma cercare di capire se siamo capaci di cambiare. Quando questi primi ragazzi, i migranti pionieri, approdano sull'isola, il guru le accoglie così. Io ho fatto Protopia, ma voi ora mi dovete aiutare a fare i protopiani. Un paese non è democratico quando ha leggi democratiche, ma quando esiste un forte senso civico fra i cittadini. È così che i protopiani definiscono le loro leggi, ma non basta scrivere costituzioni splendide. Bisogna calare le leggi sull'essere umano, per limitarne la ricerca del vantaggio personale a danno dell'altro. Anche i modelli economici devono essere diversi. In Protopia, per la prima volta, si applica l'economia civile, che è una forma sostenibile di convivenza. Formazione scolastica deve essere continua e permanente, poche ore, a scuola, per tutta la vita. Se la formazione viene lasciata al singolo, ci saranno sempre quelli che resteranno indietro. Una società giusta è quella che non lascia indietro nessuno. Il nostro leader è un nerd, sa fare il suo, ma qualcuno deve aiutarlo a costruire le logiche di convivenza, perché fuori dal suo ambito tecnologico è perso. In realtà siamo noi che sbagliamo a costruire dei miti sopra queste persone, i leader, che non hanno il senso del destino o le capacità divinatorie che sempre si cerca di attribuire loro. Ogni volta che creiamo il mito sopra l'essere umano e lo idealizziamo, alteriamo la realtà. Nel mondo immaginario di Protopia si critica chi sta sulla terraferma, ma questo non è un modo per prendere le distanze dai problemi, ma per responsabilizzarci tutti. Chi sta di qua, sull'isola, e chi sta di là, dove giorno dopo giorno quell'isola la si crea con la nostra spazzatura. E allora capiamo che Protopia non sta in mezzo al mare, ma è qui, fuori dal portone di casa nostra. Thank you.